Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Mutazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciatemi un messaggio. Oggi faremo tutorial di un maglioncino per donna in top down a forma quadrata. Top down a forma quadrata significa che tutti e quattro i lati sono uguali. Il materiale che vi serve per realizzare questo maglioncino è questo bellissimo filato di svariate sfumature. Come vedete, c'è rosa, azzurro, blu, giallo, è molto bello e si chiama Maldive. Ogni gomitolo sono 100 grammi. E sono 180 metri e questi gomitoli sono acrilici. Come potete vedere, tutte le sue sfumature, molto bello. Questo filato l'ho preso dal sito www.lanamania.it. Con questo filato c'è scritto che si possono utilizzare i ferri e l'uncinetto del 5 e del 6. Noi utilizzeremo un uncinetto da 5 mm. Iniziamo il progetto. Come potete vedere, è stato realizzato con catenelle elastiche. Iniziamo il progetto andando a realizzare catenelle elastiche. Dobbiamo andare a realizzare 104 catenelle elastiche. Andiamo a realizzare in questo modo: mettiamo il filo su questo dito e su quest'altro e contiamo 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Questo filo che abbiamo realizzato lo mettiamo dalla nostra parte e questo è il filo del gomitolo. Iniziamo a realizzare le catenelle. Mettiamo l'uncinetto in questo modo, giriamo, prendiamo il filo e chiudiamo in un nodino. Mettiamo il filo sull'uncinetto, con l'uncinetto prendiamo il filo, entriamo in entrambi i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, con l'uncinetto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in entrambi i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, con l'uncinetto prendiamo il filo del gomitolo e entriamo in entrambi i punti. Andiamo avanti in questo modo. Come potete vedere, la catenella è elastica. Andiamo avanti così andando a realizzare 104 catenelle elastiche. Abbiamo così eseguito 104 catenelle elastiche. Adesso noi dobbiamo chiuderlo a cerchio con un punto bassissimo. Questa è la parte del dritto e questa è la parte del rovescio. Noi dobbiamo andare a chiudere la parte del dritto in questo modo, tenendo sempre la parte del dritto così. Dopo entriamo con l'uncinetto nella prima catenella. Prendiamo il filo e entriamo in entrambi i punti. In questo modo abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso dobbiamo andare a suddividere le due maniche col davanti e il dietro e dobbiamo andare a inserire gli aumenti. Questa per una taglia 46. Dobbiamo suddividere i quattro lati. Quindi facciamo 104 meno 4, meno 4 perché sono i quattro angoli che dopo andremo ad eseguire gli aumenti.
104 meno 4, 100. 100 dobbiamo suddividere per 4, perché 4 sono i quattro lati, è il davanti, il dietro e le due maniche. 100 diviso 4, 25 per ogni lato. Quindi noi adesso andremo a fare l'aumento per una taglia 46, quindi il nostro aumento è di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti per una taglia 46. Se voi volete fare per tagli minori, ogni angolo dovete andare ad eseguire un punto alto, una catenella e un punto alto per una taglia 40-42. Per tagli maggiori, 44-46, ogni angolo dobbiamo andare ad eseguire 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Per taglie maggiori, per una 48, 50, 52, ogni angolo dobbiamo andare ad eseguire 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Noi adesso, questa per una taglia 46. Quindi ogni angolo andremo ad eseguire 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti e ogni lato andremo ad eseguire 25 punti alti. Eseguiamo 3 catenelle, che è il primo punto alto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo ad eseguire un punto alto. No, aspettate. Per fare, allora, vi spiego una cosa. Noi adesso per fare questo progetto non andremo ad eseguire 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, ma andremo a fare un aumento di 4 punti alti, 1, 2, 3, 4, senza la catenella. Per una taglia 46, adesso vi spiego anche per le altre taglie. Per una taglia 40-42, cioè tagli minore, andate ad eseguire, anziché una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, andate ad eseguire 3 punti alti. Per una taglia 44-46, che è quella che facciamo noi, noi andremo ad eseguire 4 punti alti senza catenella. Per tagli maggiori, 48-50-52, andando ad eseguire questo progetto che vi faccio vedere, andiamo ad eseguire 3 punti alti in un lato e 3 punti alti nell'altro. Praticamente, anziché fare le catenelle, andremo ad eseguire i punti alti. Adesso noi, ogni angolo, andiamo ad eseguire 4 punti alti. Quindi abbiamo eseguito 2 punti alti, eseguiamo il terzo punto alto entrando nello stesso punto, un quarto punto alto entrando nello stesso punto. In questo modo. 4 punti alti entrando nello stesso punto. Andiamo avanti. Nel punto successivo andiamo ad eseguire un punto alto. Adesso noi andiamo ad eseguire 25 punti alti. Nel punto successivo un punto alto. Nel punto successivo un punto alto. In questo modo abbiamo eseguito 4 punti alti nell'angolo, un punto alto su ogni punto per 25 giri, 25 punti alti, scusate.
Abbiamo eseguito 25 punti alti, adesso dobbiamo andare avanti a formare l'angolo, l'aumento di 4 punti alti, poi continuiamo 25 punti alti, il terzo aumento che sono 4 punti alti, 25 punti alti, l'angolo, l'aumento 4 punti alti e 25 punti alti. Abbiamo terminato il giro e lo abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso noi andiamo avanti a fare un altro giro, il secondo giro, in questo modo. 3 catenelle, che sarebbe il punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto alto. E qui ci troviamo dove abbiamo fatto i 4 punti alti. Entriamo qui e andiamo ad eseguire 4 punti alti, che sarebbe l'aumento. Un punto sul punto successivo, un punto alto sul punto successivo e andiamo avanti in questo modo, andando a realizzare un punto alto su ogni punto alto. Quando arriviamo all'angolo, andiamo ad eseguire i 4 punti alti, che è l'aumento per tutto il giro. Abbiamo concluso i due giri di punti alti. Adesso dobbiamo andare a fare questa lavorazione, questa qui per traverso. Come potete vedere, è un punto alto normale, è un punto alto a rilievo, è un punto alto allungato. Abbiamo chiuso un giro con un punto bassissimo. Adesso andiamo avanti, andiamo ad eseguire 3 catenelle, che sarebbe il punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo in questo punto, questo qui. Qui è dove abbiamo fatto i 4 punti alti e questo è l'angolo. Noi adesso entriamo qui sotto. Prendiamo il filo, portiamo sopra e andiamo ad eseguire un punto alto allungato. Mettiamo il filo sull'uncinetto, una catenella. Adesso entriamo in mezzo ai 4 punti alti che abbiamo fatto prima e andiamo ad eseguire 4 punti alti, che sarebbe l'aumento. 4 punti alti entrando nello stesso punto. Adesso noi contiamo 1, 2, qui. Entriamo nel secondo e andiamo ad eseguire un punto alto. Mettiamo il filo sull'uncinetto. Adesso entriamo con l'uncinetto in questo punto, qui dove va a formare l'angolo. Prendiamo il filo, usciamo e andiamo ad eseguire un punto alto allungato. In questo modo abbiamo formato l'angolo. Quando ci troviamo da questa parte, il punto alto risulta da quest'altra, è il punto alto allungato, mentre quando ci giriamo da quest'altra parte, andiamo ad eseguire il punto alto e il punto alto allungato. Adesso andiamo avanti in questo modo, una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3. Entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Abbiamo eseguito il punto alto, adesso eseguiamo una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo qui dentro in questo giallo, prendiamo il filo, usciamo, portiamo sopra.
e andiamo ad eseguire un punto alto allungato, in questo modo, per traverso. Andiamo avanti. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo da dietro in questo giallo, prendiamo il filo, usciamo, portiamo sopra. E andiamo ad eseguire un punto alto allungato. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, entriamo nel secondo punto e andiamo ad eseguire, scusate, contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo punto, non nel secondo, ma entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto, una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo da dietro in questo giallo e andiamo ad eseguire, prendiamo il filo, usciamo, portiamo sopra e andiamo ad eseguire un punto alto allungato. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto. Contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo punto, andiamo ad eseguire un punto alto, una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo, mettiamo l'uncinetto indietro, entriamo in quello giallo, prendiamo il filo, portiamo sopra e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto. Entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo da dietro. Il punto alto lo andiamo ad eseguire su questo punto, mentre il punto alto allungato entriamo qui dentro dove c'è quello giallo all'indietro, in questo modo. E andiamo ad eseguire un punto alto allungato in questo modo. Il lavoro procede sempre in questo modo. Andiamo avanti. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo punto e andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo da dietro. In quello giallo e andiamo ad eseguire un punto alto allungato. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo punto, andiamo ad eseguire un punto alto. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo da dietro in quello giallo. Prendiamo il filo, usciamo, portiamo sopra e andiamo ad eseguire un punto alto allungato. In questo modo. Andiamo avanti. Una catenella, entriamo nel terzo giro, andiamo ad eseguire un punto alto, una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo con l'uncinetto da dietro in quello giallo. Prendiamo il filo, portiamo sopra e andiamo ad eseguire un punto alto allungato. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo giro, andiamo ad eseguire un punto alto, una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo da dietro in quello giallo, prendiamo il filo, usciamo, portiamo sopra. E andiamo ad eseguire un punto alto allungato. Una catenella, contiamo 1, 2, 3.
andiamo ad eseguire un punto alto una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo da dietro in questo giallo, questo qui, prendiamo il filo, usciamo, portiamo sopra e andiamo ad eseguire un punto alto una catenella. E adesso ci troviamo in questa posizione dove prima abbiamo eseguito il punto alto allungato. Adesso andiamo avanti in questo modo. Abbiamo eseguito una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo in mezzo ai quattro punti alti e andiamo ad eseguire quattro punti alti entrando nello stesso punto, che sarebbe il nostro aumento 2, 3, 4. In questo modo abbiamo fatto il punto alto allungato, che abbiamo fatto anche qui, i quattro punti alti, che è il nostro aumento. Adesso dobbiamo andare ad eseguire l'altro punto alto allungato. E andiamo avanti da questa parte. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, entriamo nel terzo punto, un punto alto, una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo. Noi adesso dobbiamo entrare qui in questo punto giallo, scusate, sì, noi adesso dobbiamo entrare in quel punto giallo, entriamo qui, prendiamo filo, portiamo sopra e andiamo ad eseguire un punto alto allungato. E poi il lavoro procede sempre in questo modo, come vi ho spiegato, facendo molta attenzione di fare, per esempio, qua noi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punti alti allungati. Se qui fate 11 punti alti allungati, anche dei qua, degli altri tre lati dove devono uscire 11 punti alti allungati, in modo che il quadrato esca omogeneo. Dovete contare quando avete fatto il primo giro, le contate partendo da qui, dal primo e finendo dall'ultimo, contate quante sono e vi regolate anche andando avanti ad eseguire gli altri tre lati, andando ad eseguire, se qui sono 11 punti alti allungati, anche questi tre lati devono essere 11 punti alti allungati. Poi, naturalmente, man mano che andiamo avanti, il lavoro si allarga perché qui noi andiamo sempre ad eseguire quattro punti alti e quattro punti alti, il lavoro si allarga. Adesso vi faccio vedere. Esempio, adesso vi spiego una cosa. Allora, io qui ho eseguito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punti alti allungati. Poi nel giro successivo ho eseguito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ogni giro si aumenta un punto da un lato e un punto dall'altro angolo, perché naturalmente ogni giro andiamo ad eseguire 4 punti alti e 4 punti alti. Il lavoro risulta in questo modo. Non so se mi spiego bene. Faccio vedere, vedete? Il lavoro risulta sem va sempre più largo, quindi si aggiunge sempre un punto alto allungato da un lato e un punto alto allungato dall'altra parte. Io sono andata avanti. Io ho eseguito due punti alti, due giri di punti alti, quello che vi ho fatto vedere prima, poi sono andata avanti, ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri.
Voi andate avanti in questo modo finché arrivate sotto l'ascella. Poi misurate bene la circonferenza del vostro seno perché questo lavoro dà un po' a stringere, quindi dovete misurare bene la circonferenza del vostro seno. In base alla circonferenza del vostro seno andate a fare aggiungere i punti di catenella. Se misurando la circonferenza, quando siete arrivati sotto l'ascella, misurate la circonferenza, scusate, del vostro seno. In questa circonferenza esatta andate avanti senza fare le catenelle, mentre se vi serve una degli aumenti andate a fare degli aumenti. A me questa misura non mi sta bene, quindi ho eseguito 19 catenelle perché questo è un multiplo di 3. Quindi quando eseguite le catenelle dovete andare avanti a fare 3, 6, 3 più 3 più 3. Quindi io ho fatto 19 da un lato, 19 dall'altro e ho congiunto la manica. Adesso vi faccio vedere come congiungere la manica. Quando avete terminato questo giro, dovete fare la base per andare avanti ad eseguire l'altro giro di punti alti allungati e dovete andare ad eseguire punti bassi, tutti i punti bassi, anche qui dove adesso avete fatto 4 punti alti, il giro successivo andate avanti tutti i punti bassi e qui fate 4 punti bassi. Questo lavoro si alterna in questo modo. Ripeto, un giro di punti alti altissimi. Quando avete terminato questo giro, vi serve una base per andare ad eseguire il prossimo giro successivo. Quindi, terminato il giro, questo che vi ho fatto vedere, andate a realizzare giro di punti bassi entrando un punto basso qui dentro, un punto basso qui, un punto basso qui, un punto basso qui, un punto basso qui, finché raggiungete l'angolo dove prima avete fatto 4 punti alti. Entrate, fate 4 punti bassi. Terminato il giro di punti bassi, ricominciate il lavoro come vi ho fatto vedere. E questo è il lavoro che dovete andare a realizzare. Adesso vi faccio vedere la manica, come unire la manica. E vi faccio vedere come eseguire il giro dei punti bassi. Il giro dei punti bassi, io sono arrivata all'ultimo giro e sarebbe il giro dei punti bassi. Quindi entro qui dentro un punto basso, entro in questo archetto un punto basso, entro qui dentro un punto basso e continuo andando ad eseguire un punto basso in ogni archetto. Un punto basso sopra il punto alto. Un punto basso sopra il punto alto e adesso ci troviamo qui che dobbiamo unire la manica. Ma prima vi voglio far vedere, vedete, qui abbiamo fatto i punti alti allungati e qui abbiamo fatto i punti 4 punti alti che sarebbe l'aumento, mentre quando andiamo a lavorare il secondo giro che sarebbe quello che vi ho fatto vedere adesso di punti bassi, quando entrate qui andate a realizzare 4 punti bassi e andate avanti sempre così alternando i giri. Adesso andiamo avanti, togliamo il fermo, entriamo, andiamo ad eseguire 2 punti bassi. Diciannove catenelle,
Uniamo i due angoli e ci giriamo dall'altra parte, in questo modo. Facciamo molta attenzione che le catenelle siano tutte dritte dallo stesso modo, in questo modo. Entriamo nell'angolo successivo. Togliamo il fermo. Entriamo nell'angolo in mezzo ai quattro punti alti e andiamo ad eseguire due punti bassi. Uno e due. E così abbiamo unito la manica. E adesso procediamo da questo lato, procediamo andando ad eseguire i punti bassi. Entriamo nel punto successivo un punto basso entrando in questo arco, un punto basso entrando in questo arco, un punto basso entrando in questo arco. In ogni archetto andiamo ad eseguire un punto basso finché arriviamo qui e chiudiamo con un punto bassissimo. Poi, quando avete terminato questo giro, vi serve una base per andare a fare questo lavoro. Quindi andate avanti, terminato questo giro di punti bassi, andate a realizzare un secondo giro di punti bassi, che sarebbe l'inizio del davanti e dietro. Qui abbiamo fatto 19 catenelle, andate a realizzare 19 punti bassi. Poi andate avanti in questo modo, alternando i due giri finché raggiungete la lunghezza desiderata. Il tutorial, questo è il primo tutorial, il tutorial è così terminato. Ciao al prossimo video!